Appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote, Motorbike Circus. Io sono Alex di Bisceglia e come trovate il sempreverde, l'Evergreen, Matteo Pittaccio. Ciao Pitti! Ciao Alex, un saluto a tutti quanti. Non lo direste che ha fatto commenti per ore anche per l'IndyCar, avendo fusi orari altamente improbabili? Guardate che bella faccia. Questa volta era... meglio, alle 5 di pomeriggio. No, no. Dai, anzi, anche piuttosto... Era tipo l'alba, quindi, in America, come funzionava? No, sì, erano... Calcola, sono 6 ore di fuso. No, 8 ore di fuso, sì. E quindi le 10 di mattina, più o meno, le 9 di mattina. Però era presto. Era beh, 9 di mattina presto non lo diciamo troppo ad alta voce, perché gli operai di quei che ci stanno... Per le gare, specifichiamo, per le gare è presto. È stato più difficile seguire Formula 1, Formula 2 e Formula 3 questo weekend, perché erano alle 5 di mattina, 3 di mattina. Le trasferte, quelle oltreoceano, purtroppo ci creano sempre questo leggerissimo problema con le levatacce, e l'abbiamo fatta recentemente proprio per la Superbike di Phillip Island. Toccherà pure alla MotoGP a un certo punto fra poco, ma ne parleremo più avanti, perché tanto avremo il secondo ospite in cui parleremo di EWC e di MotoGP, ovviamente, visto che è uno fra i commentatori per la televisione elvetica per quanto riguarda proprio la MotoGP. Certo, non lo sai. Cioè, sì, è vero, hai ragione. Veramente, guarda, sì. Certe volte... No, ho pensato, sai, ho fatto il collegamento al primo ospite, quello che avremo tra poco. Infatti mi ho detto, ma pure lui... Ho detto, ma pure pure quello fanno al primo ospite, è specializzato nella parte che ci piace ancora di più, le derivate di serie, quindi adesso ne parleremo. Intanto voglio salutare Julian D'Agata dalla regia, che come al solito ci supporta e ci sopporta. Ciao Giuli, grazie per essere con noi. Vi vogliamo ricordare ovviamente dove potete seguirci: www.livegp.it, il nostro sito madre dove trovate tutti i nostri articoli. Li potete trovare anche sul nostro gruppo Amici di LiveGP e sulla pagina di Facebook livegp.it, dove potete anche commentarli, ovviamente li andremo a leggere insieme a voi. Poi dopodiché abbiamo YouTube, non mi ricordo mai in che ordine sono, YouTube sempre livegp.it, dove se attivate la campanellina veniamo noi a rompervi le scatole quando entriamo in diretta, Instagram @livegp.it, e poi Spreaker, non c'è più, Spotify, iTunes, Twitch, Google Podcast. Il mondo evolve, io no, è facile insomma come concetto. Allora ragazzi, ovviamente scrivete il commento in diretta. Attenzione, tutti sull'attenti, e saluto militare, c'è il grande Boss in diretta con noi. Ciao Boss, come stai? No Marco, no, ieri sera che c'è la nostra F1, non mi ricordo. Era la nostra F1 che è andata anche abbastanza bene, da quel che ho visto. Si è parlato di temi importanti per una volta che la Ferrari torna a trovare la doppietta, anche se Carlos Sainz sta un pochino rovinando la festa di Charles Leclerc in questo frangente, quindi per noi siamo contenti, perché noi tifiamo Cavallino, come è giusto che sia, e quindi siamo contenti del risultato, soprattutto considerando che ci eravamo un pochino stufati di sentire l'inno olandese al termine di ogni Gran Premio. Ma io vorrei andare a introdurre immediatamente il primo ospite e tornare a parlare della metà delle ruote, soltanto di due ruote, ed è con noi per questo Carletto Baldi. Vediamo se lo inseriamo, eccolo. Ciao Carletto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Senti Carletto, dimmi. Entriamo subito nel vivo, perché noi abbiamo avuto, secondo me, lo dico, mi sbilancio, uno fra i weekend della Superbike più belli degli ultimi quasi 10 anni, oserei dire. Correggimi se sbaglio. No, cioè sì, sicuramente non ti sbagli, però ricordiamoci l'anno scorso Portimão, Erez, cioè questi duelli li abbiamo visti. Il discorso è che quest'anno non sono più duelli, sono trielli, quadrielli, non so come si dica. È diventato un pokerista, una partita a poker essenzialmente. È diventato un tortello. Sì, perché ci si infila Iannone una volta, Bulega quell'altra, Locatelli in Australia, insomma Lowes che ha vinto 2 gare, a parte Jonathan Rea che ha questo male oscuro, tutti gli altri sono lì davanti, si alternano. Sam Lowes che parte a missile poi cade, però insomma cazzi. Allora, Sam Lowes che parte a missile poi cade, io non ci ne facciamo battute, è una tendenza, non ci troviamo nulla di strano, perché è una di quelle cose a cui ci ha abituato, diciamo, in tutte le categorie. In questo frangente Sam non ha... Allora facciamo un piccolo cappello, intanto ricordiamo ragazzi, weekend di Barcellona con le vittorie, la doppietta di Toprak in gara 1 e nella Super Pole Race, e sempre podio per Toprak in gara 2 terzo dietro a Bulega e Bautista, che hanno caratterizzato anche il podio di gara 1, mentre la Super Pro Race si è andata in finale al posto di Nicolò Bulega, Andrea Iannone. Abbiamo un podio particolarmente bello, ma soprattutto molto statico, con sempre un italiano, uno spagnolo e un turco, che potrebbe un pochino rappresentare anche l'inizio di una barzelletta. Ma in questo frangente noi siamo contenti perché? Perché abbiamo visto, Carletto, io inizierei da questo tema, da un Toprak Razgatlioglu che finalmente non deve più andare a combattere l'armata Ducati con un coltellino svizzero, ma adesso ha quello che è ancora una pistola, forse un pochino d'acqua in alcuni tratti, però è una pistola, non è ancora un fucile, ma lo diventerà, insomma, no? Sì, ma sai, è stato molto buffo a Phillip Island quando Bautista stava uscendo dalla sala stampa, Toprak entrava e come l'ha visto gli ha detto "ti ho superato in rettilineo", ci sono messi a ridere tutti e due, e Bautista però si è girato e gli ha detto "oh, ma non prenderci l'abitudine". Però ecco, a parte le battute che fanno loro, sì, è vero, non cede, ma sai, quest'anno avete visto sul lungo rettilineo di Barcellona non è che Bautista spolverasse più di tanto nessuno, tanto meno la BMW che ha fatto dei passi da gigante, ed è un po' la dimostrazione. Io non seguo tanto la GP, per cui me lo dite voi se è vero o meno, che mentre di là insomma chi non ha una Ducati difficilmente vince, in Superbike il pilota fa ancora tanta differenza, perché l'anno scorso non dimentichiamoci che la BMW senza Toprak non è mai salita sul podio. Quest'anno ha vinto 2 gare, cioè pronti via. Quindi voglio dire, lui ha fatto la differenza, poi Toprak è Toprak. Comunque sì, Bautista non ha più, diciamo, ecco, il grande vantaggio che aveva in rettilineo l'ha ammesso anche lui, non c'è più, mentre la BMW ha recuperato non solo di velocità di punta, ma ha recuperato tantissimo. È una moto, probabilmente, visto come sta andando la Yamaha, soprattutto con Johnny, ormai è la seconda forza del campionato, prima di Yamaha e prima ancora di Kawasaki, e vabbè, la Honda non la nominiamo neanche. Sulla Honda possiamo fare un discorso a parte, lo faremo fra poco. Intanto Emilio Torre, che salutiamo, giustamente ci ricorda il sorpasso di Toprak in uscita dalla New Holland, questo se ne parlavo tanto, è stata tanta roba, al pari del sorpasso di VR46 su Lorenzo del 2009. Rilancio aggiungendo che il sorpasso di Vale fu un sorpasso fatto in percorrenza e non in staccata, quindi in realtà Toprak ci ha dovuto mettere ancora più del suo, considerando che, per chiunque ci abbia giocato al videogioco o sia stato addirittura fortunato a vedere la pista di Barcellona, quel tratto è in discesa ed è l'ultima cosa che una persona normale vorrebbe fare. Fortunatamente Toprak non è normale e questo ci risolve almeno... guarda, non credo ci fossero dubbi sulla normalità di Toprak, non penso che qualcuno avesse dei dubbi. Mai avuto dubbi a riguardo. Questo ci porta al secondo tema, Carletto, che per un calendario fatto male, dove male è comunque fare un complimento, per una volta bisogna spezzare una lancia in favore del campionato Superbike e in generale della donna, perché hanno fatto un regolamento fatto bene, in cui all'inizio eravamo un po' preoccupati che Álvaro fosse troppo penalizzato dalla situazione peso, non tanto per la punta di velocità perduta in rettilineo, quanto per la sua difficoltà a far girare la moto, considerando il peso che ancora probabilmente non era stato distribuito nei punti giusti. Adesso invece siamo benedetti, perché la chiamo proprio una benedizione, da uno fra i campionati probabilmente proprio più equilibrati della storia, in cui piloti come, per dirne una, Danilo Petrucci, che fa i suoi 90 kg, Andrea Iannone, che comunque non è un fuscello, Álvaro, che invece pesa 65 kg con la tuta bagnata, riempita d'acqua e di piombo addosso, poi c'è Bulega, che è un ragazzone alto ma che non pesa tantissimo. Diciamo, abbiamo uno fra i parterre più disparati a livello di piloti, abbiamo delle moto molto diverse, anche questo rispetto alla GP ovviamente dipende tanto dal mercato, e abbiamo tante moto, tutte competitive, tranne una. Io adesso voglio capire da te, no? Perché regolamento è inutile che ne riparliamo, abbiamo detto. Mi fai capire com'è possibile che abbiano fatto questo regolamento per la Honda e che la Honda ancora non ci abbia capito niente? Ha cambiato l'ennesimo di manager. Leon Camier, ricordiamoci che, se non sbaglio, l'ho visto andare da... Con Mark VDS, sì. Con Mark VDS, sì, lui mi ha detto temporaneamente in Australia, però poi l'ho rivisto a Barcellona, quindi temporaneamente, un temporaneo lungo, insomma. Esatto. Vabbè, comunque staremo a vedere. Ma sai, io ora non voglio fare, ci ho studiato tanto, nel senso che veramente no, è un mistero troppo importante, troppo misterioso, perdonatemi, quello della Honda, no, veramente lascia perplesso. Io sono arrivato a una deduzione che però chiaramente non ha riscontri tangibili, che a questo punto però mi arriva da varie voci interne, ecco, diciamo così, che a questo punto HRC e Honda si stiano facendo una guerra, una piccola guerra tra loro, e questo team, ricordiamolo, si chiama HRC. Mm-mm. Sì, no, non ha altra spiegazione, cioè da una parte hanno dei contrasti interni, qualcuno là prepara la moto per la 8 ore, non per la Superbike, e qui il campionato è completamente diverso. Questa moto, dicono, i piloti scendono e dicono ma siamo andati bene, poi guardano il cronometro e dicono madonna, ma che è successo? Perché la moto va bene, non ha problemi, è lenta, è una moto da endurance. Non so se... Io ripeto, l'unica spiegazione è, a parte le battute, non la butto lì così per modo di dire, ma ho avuto dei riscontri, è che in Giappone ci sia un po' di maretta, per cui alla fine a pagarne le spese è questo team, che è un team HRC, con una moto Honda, ma sapete bene che alla fine, insomma, ecco, per chi si fa la guerra... insomma, non guarda nel marchio né altro. No. HRC, che è nata, scusami, concludo velocemente, che è nata come un reparto racing, HRC, Honda Racing eccetera, Company, in realtà è diventato un satellite e non va bene, insomma, non a tutti in Honda va bene che questo satellite giri autonomamente, per cui ci sono dei contrasti grossi. E alla fine il risultato è quello, se no non si spiega. Non so di là in GP, ma mi sembra che anche di là non ma guarda, è proprio quello che infatti ti volevo dire. Dice Emilio giustamente, dice la Honda è in caduta libera, la casa giapponese sta vivendo un periodo nerissimo. Nel motomondiale la vera Honda è sparita 2 o 3 stagioni fa. Io mi domando però, Carlo, una casa delle dimensioni di Honda, che ricordiamolo comunque gli manca la cosa del più grande costruttore, perché vende ovviamente, alcune compagnie indiane vendono una quantità mostruosa di 125 e di 250 nel sud-est asiatico, dove ovviamente queste cose esplodono, però in generale Honda è sicuramente stato negli ultimi 10 anni il punto di riferimento, tranne proprio negli ultimi 2 o 3 anni, forse anche più di 10 anni, ma già parlando dalle vecchie NSR, i VTR, quando hanno fatto le SP2 appositamente bicilindriche, cioè Honda quando ha voluto ha veramente tirato fuori qualcosa in più, e l'ha fatto in modo molto rapido, molto anche discostato. L'RC45 era chiaramente fuori mercato e venduta a sottocosto per poter correre nel mondiale Superbike, quindi sappiamo che Honda ha le potenzialità, le caratteristiche e il budget non indifferente per poter essere ultra competitiva se vuole. Ha senso per te questa lotta interna in cui c'è proprio, cioè, che figura ci fa la Honda? Certo, però come ti dicevo, sai, ora... Scusate il brutto paragone, è come la moglie che taglia il pisello al marito per fargli un dispetto. Siamo a questi livelli qua, perché, ripeto, che la Honda vada male in tutto il racing, lì è HRC, non è Honda. Se mi seguite nel discorso che a questo punto sono diventate due realtà quasi diciamo, cioè due realtà diverse, sono due aziende, sembrano due aziende diverse, e quindi c'è questa, ma ripeto, non è che vogliano far andare piano i piloti, ma è chiaro che se ci sono dei contrasti, se ci sono dei paletti posti da uno o dall'altro, chi ne fa le spese poi sono i team, sono i piloti. E, sai, le moto sono quelle che sono, nel senso sono stradali, e non hanno problemi, hanno problemi in pista quando si parla di HRC. Anche perché a Suzuka l'abbiamo vista, insomma, anche quest'anno l'anno scorso fare una di quelle gare da dominio che giustamente in qualche modo ci hanno lasciato pensare che Esatto, capito? Che il problema non si ponesse, e team chiamato HRC peraltro, quindi a maggior ragione ci dovrebbe essere questa sorellanza, in cui però a quanto sembra ci sono dei contrasti non indifferenti. Pitti. Io appunto rimarrei in Giappone. Abbiamo parlato di Honda, abbiamo parlato delle difficoltà di HRC, che ad ora non sembra avere una via d'uscita, no? E ha faticato tantissimo in un circuito in cui con il CBR hanno girato molto. Ma passiamo a Yamaha, perché Jonathan ha raggiunto finalmente la bandiera a scacchi, e questa è una notizia, mi verrebbe da dire, Carlo, alla luce, però... sì, alla luce di quel che è successo a Phillip Island. È da piangere, ma è vero, sì, è vero. Purtroppo bisogna parlare di un Johnny che deve raggiungere la bandiera a scacchi e che si pone quello come obiettivo. Vedi negli occhi, direi, un po' di speranza o assolutamente? Guarda, Johnny è il pilota che io probabilmente conosco meglio, che non vuol dire che lo conosca bene, ma meglio degli altri sì, perché lo conosco e l'ho intervisto dal 2008, quindi 17 anni, perché è sempre andato sul podio, quindi voglio dire, se non ci andava era una notizia e quindi lo intervistavamo lo stesso. Non l'ho mai visto così. Io ho detto subito fin dall'Australia che non è solo... Sicuramente la moto non risponde alle caratteristiche di guida di Johnny, ci sono dei problemi, ma secondo me c'è qualcos'altro, a parte il fatto tecnico e a parte la moto, che sia che lui non si... Sai, dopo tanti anni con lo stesso team e la stessa moto, cambiare lo ha un po', come posso dire, lo ha scombussolato, non è il termine giusto, però lo ha destabilizzato. Tutti i suoi riferimenti per Riva o chi altro non ce li ha più. Quando entra nel box non è più come allora, che lo guardavano e già capivano eccetera. Qui deve avere, ci sta che non vada, non mi fraintendete, non vada d'accordo, nel senso non è che litiga, ma che non abbia trovato feeling, che ne so, con Andrew Pitt, anche se sono amici, conoscono da tempo. E ecco, è tutto un insieme di cose che, ripeto, non è solo che la moto non ci si trova, è lui, perché lui è la prima volta che lo vedo senza speranza, cioè viene in sala stampa, sempre l'abbiano picchiato, quando aveva problemi con la Kawasaki, insomma, che anche lì ha fatto fatica, c'era un periodo che faceva fatica parecchio, però insomma la battuta, il discorso, dai ora andiamo a Portimão, per dire, andiamo a Mosta, andiamo a dove, sì, insomma, ora lo vedi proprio... risponde a monosillabi e per esempio, ecco, per farmi un'idea, quando un altro giornalista gli ha chiesto: ma a Erez, quando sei salito la prima volta su questa moto, eri contento? E lui ha detto: ah, io non ho mai detto che però la moto mandava bene. Cioè addirittura, capito, mette le mani avanti, cioè cosa vuol dire non ho mai detto? Era contento quando l'abbiamo visto la prima volta sull'R1, disse: ah, che bel freno motore, questa è una moto, con questa io ci faccio, con questa io sono più competitivo. Ora rinnega anche quello, cioè io non l'ho mai visto così. Veramente. È un insieme di cose che quindi non riescono a far funzionare, sì, la moto e tutto il resto, l'ambiente, l'atmosfera, è proprio quello. Quindi niente, pensi che non possa, no. Lungo termine? A lungo termine può farcela, perché a me dispiacerebbe vedere un Rea chiudere la carriera così, cioè a me piace il cuore a pensarci. Ci sarà un lungo termine in questa condizione, Carletto, perché lui c'ha 2 anni, sì. No, ma io sono convinto che, siccome appunto non c'è un motivo, non c'è una sola cosa, e tutti continuiamo a pensare, non solo io, che invece l'R1 sia una moto che si può adattare. Certo, lui ha trovato la moto di Toprak e quindi la deve sistemare, ecco, completamente. Però no, io sono ancora, anche se lui non lo è, perché vi garantisco che non lo è, io sono abbastanza ottimista, perché secondo me succederà poi che a un certo punto c'è qualcosa che lo sblocca, per cui incomincia, hai capito, a parlare meglio, a parlare nel senso a trovare un feeling con la squadra, con la moto, che sono tutti lì che non aspettano altro di poterlo insomma fare andare, di fare quello che lui richiede, E quindi io penso che alla fine si sbloccherà la situazione. Ecco, non posso, come avete detto voi, non posso pensare che questo è troppo brutto per essere vero. Insomma, ecco. Sarebbe veramente triste. Non so, Alex, se abbiamo tempo per un'altra domanda. Vai, certo che sì. Quindi, Carlo, ritornando al discorso del bilancio delle prestazioni, no? Zavorre, non Zavorre, ti reputi soddisfatto oppure... Vedendo quel che è successo in gara 2, dove comunque Bautista e Bulega hanno preso il sopravvento e se ne sono andati rispetto agli altri, pensi che sia solo una questione di tempo e poi nel corso della stagione rivedremo i valori dello scorso anno? Ma sai, i valori dello scorso... Allora, la situazione è questa, che Bautista, per sua missione, non ha ancora il feeling. L'anno scorso diceva, e l'ha detto più volte, io con questa moto faccio tutto, me la metto anche per cappello, ci vado a fare la spesa, faccio tutto. Quest'anno dice, ancora no, non ho lo stesso feeling, non ho... Però ragazzi, se quando uno non ha il feeling con la moto è secondo... Cioè, è quello che dico io, nel momento in cui lo troverà, che cosa succederà? Perché prima o poi lo troverà. No, lo troverà, però attenzione, la BMW ha fatto dei grossi passi in avanti e come dicevamo, con la stessa moto abbiamo Petrucci e abbiamo Iannone, mina vagante tremenda, perché... Chiaramente, cioè, vabbè, una volta può andare in terra, ma se no supera Bautista all'ultima curva. Cioè, ci sono tante variabili, quindi non avremo il campionato dell'anno passato. Il mio personale favorito è Bautista, ma perché in un campionato dove ci sono tanti possibili vincitori, veniamo da Lowes, in Australia ne ha vinte 2, per dire, è chiaro che quello più costante, e chi è più costante di Bautista, alla fine dovrebbe vincere. Però se continua così Toprak, il più costante è lui. Ok. Io voglio parlare di un'altra cosa, Carletto, poi dopo stiamo andando verso il secondo ospite, quindi poi vediamo, perché in realtà il discorso Ducati era interessante, perché abbiamo veramente Iannone, Petrucci, cioè c'è nuovamente un parterre in cui Ducati sta dominando. Ma io ho un'altra cosa che ti voglio chiedere, perché questo weekend è successo qualcosa di storico. Intanto una casa cinese è entrata in Supersport. E adesso ne parliamo. Molto importante, bravo. Esatto, ma soprattutto una casa cinese ha vinto una gara in Supersport 300. Allora, quando io ricordo perfettamente l'anno scorso, quando la Cove ha tirato fuori la 300, c'era già da un po', ha detto ci corro, e ci ha corso la prima gara con un pilota cinese, poverino, lui abituato, diciamo, a un campionato decisamente meno competitivo che può essere quello cinese, è arrivato in Europa, ha preso 4 ceffoni, è rimasto fermo alla portavista, ha detto scusate, torno a casa, perché non è proprio così che va. In Cove hanno deciso di investire sui piloti un anno, pronti via, ed eccoci qua che stanno vincendo. Allora, e dietro hanno messo Kawasaki e Yamaha che ci stanno facendo la guerra su ste 400. Kawasaki ha tirato fuori questa nuova 404 cilindri che secondo me in qualche modo sta cercando di infilare in qualche campionato, oltre ad avere il suo monomarca, peraltro proprio nel CIV, quindi cioè, c'è dell'investimento serio da parte dei giapponesi in questa cosa qua. E invece da un lato appunto abbiamo questa Cove che vince così, dall'altro lato abbiamo, e questo mi sembra veramente assurdo, il primo 4 cilindri 800 in linea lo fa una casa cinese, cioè Suzuki c'ha GSX R750 che c'è al listino dal 92 con lo Strad, e Yamaha stiamo attendendo l'R9 che ma neanche il papato cambia così lentamente. Arrivano i cinesi e fanno il 4800 che veniva chiesto a gran voce da 10 anni. Vi fai capire com'è possibile questa storia? Ma guarda, io l'ho sempre detto, non voglio fare il saccente, ma è talmente semplice, nell'arco di 5, 6, 8, ditelo voi, ma non arrivate a 10 perché sarà molto prima, avremo dei cinesi, delle aziende cinesi, dei team, eccetera, molto competitivi in Superbike, parlo, lascia stare la 300, la Supersport, loro entrano lì, ma poi cresceranno. Hanno tutto, hanno la possibilità economica, la voglia e la necessità di dimostrare che i loro prodotti di serie sono pari a Ducati, Kawasaki, Yamaha, perché in modo che non devono più venderle a 6.000 euro, ma possono venderle, non dico a 20, ma a 12, a 15. Quindi è proprio un discorso commerciale, tecnico. Non sono per niente, come posso dire, hanno una dote grandissima. Io l'ho visto perché sto seguendo molto da vicino il team Manuel Puccetti, che ha creato questo team. non vengono a insegnarci niente, cioè, mentre ho visto altri arrivare, no ma aspetta, no ma ti dico io, questi dicono come si fa, qual è il miglior tecnico delle sospensioni, qual è il miglior tecnico, cioè, in questo modo ragazzi crescono in una maniera spaventosa, e quindi io sono convinto che nell'arco di qualche anno avremo l'asse che ora è in Europa della Superbike si sta spostando piano piano verso l'estremo oriente, e quindi avremo anche molte più gare da quelle parti, perché in conferenza stampa io ho chiesto a Gregorio Lavilla, dico ma ora appunto 2 aziende cinesi, continuiamo a correre in Europa? No, per capire, per cui sicuramente andremo più da quell'altra parte del mondo dove si vendono milioni di moto. Quindi è un cambio veramente epocale, una cosa importante. Sì, hanno fatto questa moto è molto, non è adatta, però da qualche parte dovevano incominciare, cioè non è che potevano arrivare qui con la nuova R6 a stravolgere il mondo. Sono partiti con la loro moto stradale, pesantuccia, deboluccia, una quarantina di cavalli in meno rispetto... Perché stavo aprendo proprio il sito, perché siccome l'avevo visto, però volevo il numero. Allora, tirare fuori, a parte... Lo dico senza paura, davanti mi ricorda un'altra moto, devo essere sincero, non è che sono stati molto originali nel design. Poi leggo sulla pagina in italiano del sito di QJ Motor, quindi sto riportando i dati, 100 cavalli di pura emozione. Parliamo dell'elemento più importante per i veri piloti, ovvero il motore 4 cilindri a 7,78 che spingono la SRK 800 generando 93 cavalli di potenza. Tanto per cominciare non sono 100. Perché 93 sì, no, ma, fossero anche, cioè, comunque sono scarsi, sono pochi i cavalli che ha quella moto, però voglio dire, spero che non li sparino tutti addosso quando De Rosa, poveretto, verrà doppiato, perché è l'inizio, cioè da qualche parte dovevano incominciare, poveretti, cioè, capito? Perché se io domani vado all'università e mi interrogano e faccio una figuraccia, poi studio magari qualcosina. No, il bello della Superbike è che ti permette di fare comunque dei test nel weekend di gara, quello è il bello, esatto, no? È una cosa molto molto formativa e produttiva per lo sviluppo della moto, perché sai, cioè, impari già a capire i meccanismi. Un conto è un test ai ritmi più rilassati, magari in un weekend di gara la situazione è diversa, più adrenalinica, esatto, più dinamica. No, non solo, però... poi il tempo di Raffaele peraltro è migliorato tantissimo, nel senso io l'ho visto scendere per primo durante le FP1, era sulle uova, nel senso proprio più ampio del termine, nel senso tu lo vedevi, ma gli altri già col ginocchio a terra in curva 2, in curva 3, lui veramente ancora con la moto ultra dritta all'inizio, e c'erano tipo una cosa, cioè era non qualificato, cioè non rientrava nel 107%. No. Poi dopodiché già nelle FP2, ma soprattutto alla fine di gara 2, già la situazione era diventata più facile. È chiaro, c'erano ancora 5-6 secondi di distacco, ma si vedeva che comunque al giro parliamo, non è che parliamo sul tempo di gara, sarebbe altro. Però la situazione era già migliorata tanto, il che mi fa pensare che con il giusto modello, perché secondo me questo è un esperimento in vista, anche perché i cinesi ce l'hanno ancora questa possibilità, insomma, di uscire con veramente un modello all'anno se vogliono, no? Però magari con questa esperienza qua l'anno prossimo potrebbero tirare fuori qualcosa un po' più originale, perché insomma, voglio dire, ripeto, la moto mi ricorda un'altra cosa, non è per niente, è un mix di altro, cioè tanta roba. Sì, però l'80% è preso solo da una moto, mettiamolo un po' come pare, guardi davanti, è la coppia della Honda 650, mi hanno detto, non lo so, io non... No, ci parlo di due versioni fasi, ce l'hai presente? Quello che avevano fatto proprio... Sì, ma anche la colorazione, se ci fai caso, è... Sì, però ripeto, da qualche parte dovevano partire. Il fatto che dicano che siano venuti qua prendendo... Io ho parlato a microfoni ultra spenti con i ragazzi del team QJ Motor, sono tutti italiani, li conosciamo tutti, e gli ho detto, insomma, come siamo messi? Mi fa, guarda, meno peggio di quanto pensavamo. Ci stiamo lavorando, abbiamo un margine di miglioramento enorme, chiaramente, come avete detto anche voi, non è la moto adatta, ma ripeto, meno male, perché se fossero arrivati qua dicendo ora abbiamo fatto la copia della R6 anziché della Panigale, non lo so, ditene una, sarebbe un problema. Invece no, sono arrivati, questa è la nostra moto, imparano, loro l'hanno detto anche in conferenza stampa, noi vogliamo acquisire tecnologia, vogliamo diventare bravi per fare poi le moto di serie che vadano bene, che siano sportive, che siano a livello delle altre. Quindi è un discorso molto chiaro che secondo me nell'arco, ripeto, 6-8 anni ne riparleremo. Ma guarda, io peraltro il prossimo ospite è uno di quei tester che io consiglierei vivamente peraltro a queste case, che secondo me potrebbe tanto dire la sua al riguardo. Adesso vediamo, sì. purtroppo c'è già la felpa col marchio sbagliato per il momento, però mai dire mai, che queste sono cose poi che evolvono, che si sistemano, non si sa mai, non si sa mai. Carletto, grazie per essere stato qui. Grazie a voi, grazie a voi. È un piacere. Ciao. Che ci aggiorniamo dopo la prossima tappa, che peraltro avverrà fra tipo 3 settimane, che palle, sì, passaremi il termine, però dai, bisogna aspettare. Ciao a tutti. Carletto. Ciao. Palleggio diretto, Giuli, vai col prossimo, perché è qui Roberto Rolfo. Auguri Robby! Auguri Robby, tanti auguri. Eccoli! Guarda, ci sono ancora i palloncini dietro. Auguri Robby! Oh, hai visto che festa la Mish? 44. Ma veramente, hai visto che festa? Un festone incredibile. Allora, lo diciamo, noi lo sapevamo perché siamo stati contattati dalla Mish e ci ha detto ragazzi, a voi purtroppo la distanza siderale non ci ha permesso di essere presenti, però insomma sapevamo che ti stava venendo. Spieghiamo il contesto. È venuta tanta roba. Qual è? Aspetta, lui qual è? Perché sono tutti uguali. Ah, sono una marea, un branco. Qui c'è un po' di confusione perché ogni tanto abbaiano, però sono seduti sul divano con me e questa è la Mina. La Mina? Ecco. Mina. Ah, ricordiamo che sabato, giusto, Robby ha festeggiato quanti anni, Robby? 44. Che è il tuo numero di gara, il numero di gara di Robby. Diciamo portafortuna da sempre, perché sono nato col numero 4 e prima ancora di correre, ma semplicemente perché mi era stata regalata da mio papà una moto, una Yamaha 80 di cilindrata 2 tempi nel 1989. Una Yamaha che riprendeva i colori della moto 500 di Cristian Ferroni dell'epoca, quindi quei colori galluati, col numero 4. E di lì il numero 4 è sempre stato quello che ho scelto, non potendolo usare sempre. Sono passato poi al 44 da quando ho iniziato a correre ed ecco perché 44, e parliamo di 30 anni di gare, quindi mi accompagna ancora oggi, è stato un compleanno speciale, dai, ci tenevo tanto, quindi mi hanno fatto veramente una grande sorpresa. Allora sì, ovviamente c'erano, per chi ha potuto vederlo su Instagram, la Mina ci ha fatto un insieme di stories, ci ha fatto vedere insomma come è evoluto questo party speciale che porta, diciamo, Robby veramente a una stagione che per te sarà diversa da quelle che abbiamo visto fino a che non hai fatto 43 anni, perché quest'anno, e questo purtroppo ogni volta che lo dico mi toglie un anno di vita, non ti vedremo al via fra poco più di un paio di settimane a Le Mans. Sì, Le Mans non la farò, come già dicevo, la 24 ore di Le Mans appunto per quest'anno la saltiamo, però spero veramente di essere in pista. A Spa la vedo ancora un po' dura perché non ho grandi soluzioni al momento, ma per Suzuka, che è quella a cui più tengo, diciamo che siamo vicini. E non c'entra la felpa, non sono Yamaha, sono Yamaha perché compro le moto Yamaha, sono io lo sponsor di Yamaha. Dovrebbe essere Yamaha che va in giro con la maglia, con la felpa di RR44, insomma, quindi. Perdino piove, questa è bella confortevole, mi è stata regalata dalla concessionaria che mi aiuta, ma non da loro, non da Yamaha, ma dalla concessionaria. Figurati se Yamaha tira fuori 2 lire. Senti Robby, in tutto questo ovviamente noi non possiamo che invitarti insomma alle nostre dirette che faremo per la 24 ore di Le Mans. Noi faremo come al solito, io e spero Pitti, se sarà disponibile, se non ha incastri, incroci, bravo, dai un'occhiata, però noi ovviamente faremo la prima e l'ultima ora delle 24 ore di Le Mans, e quindi se ti va di essere con noi, abbiamo finalmente un commento tecnico di livello che non deve scendere in pista proprio in quel momento, quindi noi saremo solo che contenti insomma di averti. Con grande piacere, sì, e poi guarda, sicuramente io penso entro il 10 di aprile avrò novità per Suzuka definitive. E questa sarà una piccola esclusiva che avremo in anticipo noi, quindi mi raccomando Pitti, a incroci ti prego, dimmi di no. Dovrebbe esserci, c'è la IndyCar però domenica e c'è il WEC a Imola, mannaggia, la 6 ore, quindi però sì, è tutto domenica, però è tutto domenica, quindi comunque almeno la prima ora ce la facciamo tutti insieme. Poi aspetta, però io vorrei leggere un commento, non so se posso, Però certo, in privato di Carlo, perché Carletto ci sta ascoltando, mica è andato via, Carletto. Allora, infatti, effettivamente Carletto ci scrive nel backdrop: Roberto Rolfo è il miglior commentatore che abbia mai sentito. Questo dovrebbe un pochino infilare un chiodino nel petto di Pittolo, che poverino, no, pure lui sta facendo il suo meglio, però è altrettanto vero che effettivamente Robby... Aspetta, io ho commentato con Robby, nel senso lo posso solo che confermare, cioè, hai capito, è quello il punto, per quello volevo leggerlo. Preciso che non sono commentatore, sono co-commentatore, aiuto, perché dovessi fare tutto io, non vado. Allora, è una vitaccia, quello io gliel'ho fatto provare, glielo feci provare a buonanima di Matt Cantarini, che salutiamo tanto, quando per una volta ha dovuto dirigere lui questa specie di zoo che è Motorbike Circus, e disse: adesso capisco perché ti lamenti sempre. Allora, io sono una persona lamentosa, però effettivamente ammetto che essere quello che deve un pochino dirigere Redini di sta roba qua certe volte è complicato, c'è da dirlo. Meno male che io ho Julian, che ancora saluto, ringrazio e adoro, alla regia, che in quanto meno mi aiuta con la parte dei commenti e tutto quanto, perché sennò veramente da soli sarebbe impossibile. Parliamo un pochino, Robby, della domenica trascorsa, prima di parlare dell'EVC, quindi poi lo vediamo. Io volevo intanto entrare un pochino con te nel fattore MotoGP, perché è stata una domenica molto interessante, ne parlavamo anche nella nostra chat, insomma, e parlavamo... Parto proprio col tema, diciamo quello un pochino più caldo, che è proprio il contatto Marquez-Bagnaia. Allora, l'abbiamo detto, è un incidente di gara, partiamo da questo presupposto qua. Secondo me non c'è molto da punire, onestamente. C'è da dire che a parti invertite, io temo, e questo lo temo veramente, che su detta sportività del non c'è molto da penalizzare, temo che suddetta sportività sarebbe andata a quel paese, perché se Pecco commette un errore di gara a pochi giri comunque dalla fine, comunque lottando per delle posizioni in campionato, va tutto bene. Se lo fa Marc, con tutta probabilità ci sarebbe stata, e mi passate il termine, è un francesismo, una shitstorm di quelle proprio torrenziali. Non so se concordiamo su questo. Allora, cioè l'unica problematica è stata che è capitato tra Bagnaia e Marquez, che già, insomma, visto lo scorso anno, visto precedenti, e comunque Marquez lo scorso anno in Portogallo, quando aveva centrato Oliveira, va bene, lì aveva esagerato. È facile a volte perdere i riferimenti, perché quando vuoi andare oltre il limite, anche perché la moto non ti permette comunque di far bene, parliamo di Marquez in Honda, l'errore grosso può capitare. È vero che aveva magari un po' esagerato, ma capisco benissimo campione del mondo, che alla fine 8 volte campione del mondo, che alla fine vuole tornare ad essere veramente competitivo. Oggi è salito su una moto che non è quella di Bagnaia, perché comunque non sarà mai competitiva come quella moto, però è una moto con cui assolutamente può lottare per il podio, lottare anche per la vittoria di non soltanto una, ma diverse gare. E questo incidente purtroppo è capitato tra loro due, ma capisco benissimo che, insomma, l'infilata di Marquez è stata pulita, nulla di particolare. È arrivato lungo, ma è arrivato lungo anche Bagnaia, perché non era in traiettoria comunque. Inclinato in quel modo, anche se era leggermente più avanti la moto di Pecco, comunque non puoi vedere bene che cosa succede, tendi a chiudere la curva, dall'altro lato Pecco non poteva vedere Marquez, ed ecco perché è un contatto di gara. È vero che si polemizza troppo su queste cose, fosse stato a situazione invertita sarebbe un disastro. E probabilmente si polemizza anche perché sono proprio loro due. Fosse successo tra altri due piloti, io ricordo ad esempio Zarco e Spargarò a Brno, sì, 2020, sì, se non sbaglio, no? Curva 1. Non sono nomi, no? Cioè, no, no, sono quei due nomi che si sono incrociati, Alex, e alla fine sono andati a contatto. Io non capisco tutte le polemiche. Fosse stato Marquez all'interno, sarebbe finito tutto, sarebbe esploso, il paddock sarebbe esploso. Però anche non fosse stato Pecco all'esterno, cioè quello che ti dico io, Pitti, secondo me è che a prescindere ormai Marc ha questa nomea meritata a tratti, badate bene, perché Marc non è mai stato un pilota delicato, parliamoci chiaramente, nessuno è santo, però nessuno è santo, nel senso, abbiamo visto manovre borderline, le abbiamo viste anche da Pecco, le abbiamo viste da Miller, le abbiamo viste... guarda, normalmente Valentino Rossi stesso, Alex. Valentino Rossi ha fatto una carriera anche a tratti su sta roba, capito? C'è chi come Rossi, insomma, vedi Laguna Seca, vedi su Bernardo Perez, vedi che addirittura ha tagliato una variante, nessuno gli ha detto niente, pure vinto ad Aston, quindi, insomma, ci sono precedenti, nel senso, io dico quello. Il problema purtroppo è che certe volte la stampa tende, stampa di cui purtroppo facciamo parte a modo nostro, tende, insomma, un pochino a come dire, a esacerbare determinate situazioni, puntando spesso e volentieri sugli stessi piloti, tanti anche per pregresse situazioni che hanno portato poi dopo a problematiche. Però io, guarda, la voglio chiudere qua proprio perché non gli voglio dare troppa importanza. Incidente di gara è, per me incidente di gara va bene, mi è piaciuto il fatto che comunque hanno comunque provato a chiarirsi, sono in disaccordo chiaramente poi dopo, perché neanche a dirlo, due piloti che stanno correndo, figurati, sono d'accordo, colpa mia, colpa tua, ma certo, però tutti e due sono partiti con la politica del ma che te vuoi penalizzare, detto alla romanaccia, e quindi va benissimo così. Dall'altro lato io ho un altro tema importantissimo, Robby, perché noi abbiamo visto, secondo me, la nascita, io mi voglio sbilanciare, quindi sono sbilanciato sulla Superbike, la nascita del prossimo Marc Marquez, perché Pedro Acosta prende, sale sulla moto, ricordiamoci quanta fatica ha fatto Pedro Acosta fra la Moto 3 e la Moto 2, cioè parliamo di un pilota che comunque ne ha dovuti prendere di schiaffi prima di capire, ah, questa è più grossa, seguita in un altro modo, sale sulla MotoGP, seconda gara, gas, che quindi non è la moto di Jack, non è la moto di Brad, gas, ah, finisce le gomme fra 5 giri, ah, sicuro una... Ragazzi, ha dato una lezione di guida a mezzo paddock quel ragazzino, ed è un ragazzino, gli guardi la faccia, allora è simpatico, ha l'immagine, gli piace scherzare pure sulle cose del tipo quella cosa di Andrea Migno, del basta parlare da Costa, basta parlare di Migno, cioè secondo me stiamo assistendo veramente, ripeto, mi sbilancio in questa cosa qua, alla nascita di uno di quei campioni alla Valentino Rossi, alla Marc Marquez, ma ancora più verso Valentino Rossi rispetto a Marc, quindi col talento ma soprattutto con l'impronta mediatica che serve a un pilota del genere, Robby. È vero, da quel lato, anche da quel lato mi piace molto, ma guarda, è proprio un discorso di modo di correre e di carattere nell'insieme che si riflette in pista, perché Marquez, va bene, ha fatto, parlavamo prima, con l'infilata bagnaia in quel modo, ma è comunque lui, cioè il suo modo di correre, capisco anche appunto Marquez che vede Bagnaia finalmente a tiro dopo stagioni pessime sulla Honda e dice cavolo, lo passo stavolta. Dall'altra parte un Bagnaia che non è uno che magari attacca come Marquez o attacca come Acosta o come molti altri, però premia la guida pulita, premia quando è davanti da solo, concentratissimo, bravissimo a gestire quella parte. Ecco, Acosta quello che sta dimostrando, e anche a me ha sorpreso un po' l'inizio in MotoGP dopo aver visto come aveva cominciato in Moto2, ha un po' tutto, cioè bravo a gestire, bravo nel messo a punto, bravo a capire che cosa serve, sempre brillante, quindi lucido sul pezzo, è bello sentire le sue dichiarazioni e vedere che si diverte, ovviamente se fai dei risultati ti diverti, però è bello questo approccio, non è, va un po' al di fuori delle tensioni invece che si vivono da altre parti, le vedi Marquez e Bagnaia, mondiali a parte, però ovvio che questo è un esordiente, può anche essere un momento più gioioso per lui. Però è bello vedere questa cosa e anche secondo me può diventare un vero personaggio della MotoGP, sia in pista che fuori. Pitti, tu che ne pensi? Io rimarrei sul tema Costa, perché Robby, ti ricordi come era arrivato in Moto3, no? Dopo le grandi cose fatte tra CEV, Rookies Cup, no? Seconda gara, dalla corsia box alla vittoria a Lusail, no? Sì. L'hai imparato a conoscere perché poi l'hai commentato, l'hai visto in pista, secondo te... A livello tecnico c'è proprio un punto forte, un pro che permette ad Acosta di essere tale fenomeno? Cioè, hai individuato qualcosa di particolare? Secondo me l'esperienza Moto2, soprattutto all'inizio, quando poi è anche caduto, cioè ha avuto un impatto un po' più duro rispetto alla Moto3, gli è servita tantissimo perché, se ti ricordi, il Moto3 in prova tante volte faticava, lo vedevamo spesso lì con il suo capo tecnico, sì. Provavano magari meglio sulla moto per poter soprattutto frenare come sa frenare lui, perché è un altro di quelli che insieme a Bagnaia e Marquez frena veramente molto forte. E in Moto3 però poi la gara gli usciva comunque, il talento è la prima cosa che ha anche nella rimonta. In Moto2 già questa cosa, soprattutto con le gomme d'anno prima, non la potevi fare perché potevi veramente di metterti in testa la moto facilmente e di farti anche male. Un po' così è stato perché ad inizio stagione era partito convinto e poi c'è stata un po' una crescita graduale rispetto appunto a quello che aveva fatto vedere in Moto3. Quando però ha trovato il ritmo della Moto2, ha imparato a metterla a posto, secondo me lui ha lavorato molto in questi anni sulla messa a punto, su capire di che cosa ha bisogno la moto, e infatti pian piano è arrivato, pian piano neanche tanto, perché hanno vinto il titolo della Moto2. Oggi MotoGP, secondo me, sono tutte e due le cose, il talento e l'esperienza che si è fatto nella Moto2, okay, dalla messa a punto, che diventeranno vincenti sicuramente, o quello che comunque l'ha fatto esordire rapidamente, così costantemente, anche perché comunque ha sempre fatto dei risultati buoni, a parte questo podio era sempre stato comunque di 10. Le altre moto simili alle sue, perché siano KTM, siano Ducati, ma tanto la base Gas è comunque KTM, forse è arrivata a e le altre moto non sono comunque a livello di come sta andando lui con la Gas. Questa è una cosa importante, perché a livello di messa a punto, secondo me, quello che ha imparato tanto è lavorare nelle prime prove libere, non discostarsi troppo dalla base che può aver trovato, che gli ha dato delle buone sensazioni, e poi di lì lavorare sullo stile di guida, perché comunque lui riesce tanto dalla moto, quindi riesce a farla rendere molto bene. Ha lavorato solamente su se stesso, quindi è importante. Mi aspetto tanto da Pedrito Acosta. Sì, Alex. Io sono preoccupato di un'altra cosa, ragazzi, che vi voglio sottoporre, voglio l'opinione di tutti e due, perché quello che è successo a Maverick Viñales è una cosa molto pericolosa. Allora, ricordiamo sempre per tutti coloro che ci seguono, Mav, che a pochi, mi ricordo se era il penultimo o l'ultimo giro. Penultimo giro. Era alla fine del penultimo giro. Esce dall'ultima curva di Portimão, che ricordiamo è un curvone destrorso, particolarmente veloce, particolarmente in pendenza, e rompe il cambio dell'Aprilia. Allora, Robby, questa cosa qua fosse successa a 200 metri prima, probabilmente Viñales dovrebbe ancora atterrare, starebbe orbitando in zona stazione spaziale probabilmente, perché quella è una roba che ti lancia. Noi l'abbiamo visto puntare all'esterno, abbiamo visto il classico proprio bloccaggio del problema, quello è proprio quando l'ingranaggio è saltato, e quindi sono un po' preoccupato da quello che è successo all'Aprilia, e soprattutto perché una volta finalmente Maverick conquista la prima vittoria con l'Aprilia, lo vediamo competitivo in un circuito difficile, dove magari è vero che un pochino le caratteristiche di Aprilia, della loro velocità e del loro modo di sfruttare l'angolo massimo di piega, non consumare troppo la gomma, e che è parte anche dell'abilità di Maverick, però ogni volta che l'Aprilia sta per fare quello step che le serve per arrivare dove potrebbe arrivare, perché è onestamente una moto migliore secondo me della KTM in questo momento. Guarda che i canini non sono d'accordo. Allora, non è migliore della KTM, potrebbe essere a livello della KTM più o meno, però c'hanno ragione loro, evidentemente sono KTM. Non so se Robby ci sta sentendo ancora, secondo me si è bloccata la connessione con Robby. Aspetta, non lo vedevo. Eccolo. Oh, eccolo. Che prende bene, ma non capisco perché si è saltata. Niente, vabbè, ogni tanto non ti preoccupare. E quindi l'idea qual è? Possibile che Aprilia non abbia ancora sistemato questi problemi che ogni volta, ogni anno, cioè questo era il momento giusto per Aprilia di capitalizzare. Invece anche questa volta partono 1-0 su una gara importante che si sarebbero potuti risparmiare, cioè con 25 punti in meno, 20 punti quelli che potevano essere. Tu non lo vinci mai il mondiale così, capito? Allora, quello che manca ancora ad Aprilia secondo me è proprio la costanza di essere comunque sempre competitivi, perché la moto va forte, va veramente forte. Questa volta è stato un problema tecnico, in altre occasioni, soprattutto lo scorso anno, è mancata anche un po' la costanza, non dico dei piloti, perché magari loro ci hanno provato sempre in tutti i momenti, però la moto non gli ha magari trasmesso quelle sensazioni per fare la differenza sempre. In certe gare, io ho impresso a Barcellona lo scorso anno, pista molto scivolosa, temperatura dell'asfalto molto alta, le Aprilia funzionavano benissimo, come hanno funzionato bene in Argentina. Tutte le piste complicate, diciamo anche a livello di grip, solitamente sono favorevoli all'Aprilia, e non si sa perché in altre piste invece ci sono stati dei momenti di buio totale, secondo me, per il reale potenziale che ha con la moto. Questa volta è un problema tecnico, mi chiedo anch'io perché non riescano a trovare uno standard per essere sempre lì, comunque da dire sono sempre podio a parte, ma sono sempre nei primi 5, e va bene, perché il potenziale è veramente molto alto. Anche nella gara sprint, quando ha vinto Viñales, si vedeva chiaramente nell'ultimo tratto, dove c'è quello scollinamento proprio per entrare all'ultima curva, l'aerodinamica di quella moto è incredibile, anche il feeling che deve trasmettere sulla gomma anteriore è ottimo, perché la moto era incollata a terra molto più della Ducati o delle altre Ducati, quindi Questo vabbè è stato un problema tecnico, può capitare, non è un bel problema perché come hai detto, se fosse rotto il cambio prima ad alta velocità sarebbe stato veramente pericoloso. C'è fatto caso che comunque a seconda delle piste c'è un pilota che va bene e un pilota che invece è un pochino più indietro? No, ma non solo, Aleix all'interno di Aprilia stava giocando il mondiale, Pitti, te lo ricordi? Cioè, lui, due anni fa, a metà campionato era assolutamente in lotta per il mondiale. Portimão, ragazzi, sparito proprio. C'è questa altalena anche all'interno del team, Roby. Ad esempio, sempre su Barcellona lo scorso anno l'avevo seguita per quanto riguarda la GP, proprio da vicino, anche a bordo pista, visto che ero giù per VDS e anche per la tele, per commentare, ma vedevo che, ad esempio, con poco grip, come tutti lamentavano appunto a Barcellona all'inizio settembre, temperatura molto alta dell'asfalto, le due Aprilia andavano più o meno allo stesso livello, ma Vignales, caricando tanto la moto davanti proprio di suo come posizione in sella, lamentava ancora più problemi sulla gomma anteriore, soprattutto dopo 6-7 giri continui, praticamente arrivato al limite della sprint race sulla gara normale ha faticato veramente tanto, mentre Spargarò, che ha sviluppato comunque l'Aprilia negli anni, guidando molto più dritto, caricandola meno, ecco, in quella gara avevo proprio notato che la differenza tra i due piloti era stata quella, Spargarò caricando meno la moto davanti ha vinto, quindi una differenza enorme. Su altre piste come Portimão non mi spiego in effetti perché adesso se così dietro è sparito, lui piega tanto, magari perché si vede, cioè stando molto dritto sulla moto non c'è niente da fare, piega parecchio e probabilmente rispetto a Vignale si preferisce raddrizzare la moto e stare via. Ci sono secondo me alcune piste dove comunque lo stile di guida, Aleix secondo me è troppo vecchio come stile di guida, deve ormai più perché non ha più l'età per cambiare stile completamente, però può faticare lui, cioè se andasse via dall'Aprilia secondo me non guiderebbe nessun'altra moto perché quella è stata costruita. Ok, questa pure e peraltro è una cosa grave, nel senso che Aprilia comunque anche con, e poi volevo fare un piccolo passaggio sulla 24 ore di Le Mans che è in direttura d'arrivo, però mantenendo il commento qua su Aprilia, noi abbiamo visto anche comunque nel team americano, quello che è andato a sostituire RNF, di cui ci sono ancora aperte cause e tutto quanto, quindi non sappiamo anche lì su quel piano come andrà a finire, però insomma hanno preso un capotecnico come Davide Brivio, che non è proprio l'ultimo dei capotecnici, e comunque continuiamo a vedere una fatica elevatissima da Fernandez, che vabbè non mi aspettavo niente di eclatante, ma da Oliveira, che è vero che lì si è fatto male, però è altrettanto vero che è la gara di casa, quindi pure lì, cioè, avere comunque uno o due piloti che chiaramente hanno qualche problema di competitività, e non me ne voglia Aleix, pure qualche problema un pochino di età, insomma, per quei livelli, per Aprilia può diventare un problema abbastanza elevato, perché poi i ragazzi non si trovano con una moto sviluppata da uno che guida effettivamente all'anni 90-2000, e Maverick sta facendo il possibile con quello che ha, cercando di sistemarla. Forse sarebbe ora di ponderare almeno il team, magari ecco, di far passare proprio Aleix nel team satellite e di prendere, e ti serve un top rider alla Pedro Acosta per Aprilia ufficiale. Sì, secondo me va bene che ha aiutato Aprilia a sviluppare la moto, quindi devono anche essere riconoscenti. No, ma infatti lo tieni come tester, gli dai la seconda moto, cioè gli dai la moto satellite, figuriamoci, non è che lo devi scartare. No, ma è già dal fine dello scorso anno che io sinceramente l'avrei messo sul team satellite. Però sì, perché comunque tutti con gli alti e bassi che dicevamo adesso arrivano secondo me anche da quello. Cioè non è una moto sviluppata insieme, una moto che ha un potenziale incredibile. Chi lavora su Aprilia mi piace molto perché hanno hanno una tecnologia in Aprilia e una filosofia di lavoro che comunque è molto simile a quella che c'era anche ai tempi 250, ma è una casa che ho sempre stimato tanto perché mi piace proprio anche come lavora. Devono ottenere di più, ecco. Secondo me la moto è competitiva, ma per lo sviluppo corretto mancherebbe di farla guidare anche ad un altro pilota oltre a Vignales, che è l'unico un po' definirei internazionale, nel senso che lo stile di guida veramente è più moderno da quel lato, e farla guidare con qualcun altro per capire un po' il livello. Più svecchiato, insomma, comunque. Pitti, non so se... Ecco. No. Infatti. Pitti, non so se ne vuoi fare una, e poi volevo fare un flash sulla 24 ore di Le Mans. Io passerei all'endurance, Alex. Perché tanto abbiamo pochi minuti, quindi andiamo sull'endurance. Ci stiamo arrivando, insomma, noi qua siamo tutti appassionati di endurance, più di MotoGP, oserei dire quasi a tratti. No, nel mio caso è proprio esattamente così, ma per Pitti forse più le quattro ruote. Però insomma, uguale, siamo lì. E quindi, basta che abbia un motore. Esatto, sì, però se corrono più a lungo ci piace di più, capito? Vedere certo, va bene. Più corrono meglio è. Esatto, bravo. Beh, vedi così, il romanaccio dà un altro stile a sta roba qua, non lo puoi dire. E comunque stiamo arrivando a passi lunghi finalmente a una delle quattro tappe, e non ricominciamo un'altra volta a fare polemica sui calendari perché altrimenti ti danno del polemista. Stiamo arrivando finalmente alla 24 ore di Le Mans, un mondiale endurance quest'anno, Robby, un po' forse sottotono dal livello economico dei team. Insomma, sappiamo di tante defezioni, soprattutto nella Superstock. Ricordiamo sempre, per tutti gli appassionati, il mondiale endurance è chiaramente un mondiale in cui soprattutto i team Superstock sono team di appassionati, di gente che si prende i giorni di ferie da lavoro per venire a fare una cosa che gli piace, ed è una maratona sfiancante, ricordiamocelo, perché con le 24 ore in moto, Robby, non so se tu lo sai, ma insomma immagino che un pochino di esperienza riguardo l'avrai fatta, però diciamo che è una cosa abbastanza, come dire, faticosa, no? Quest'anno come lo vediamo questo mondiale endurance? Nel senso, abbiamo qualche preferito, qualche team preferito? Yard potrà ripetersi? Come la vedi? Ma allora sì, Yard potrebbe ripetersi, anche perché la grossa cosa che gli è in realtà mancata precedentemente è l'affidabilità. L'hanno trovata lo scorso anno perché la moto ha funzionato bene, qualche ritocco, poi si sa che la 24 ore è sempre particolare, basta poco che magari rompi alla prima ora, come la Suzuki a Casale 2 anni fa, che va a sapere com'è. Quindi sempre particolare come gara, però Yard lo vedo come favorito sicuramente, anche perché la Yamaha, il grosso vantaggio che ha è una moto che non stanca troppo fisicamente, quindi mette meno a dura prova i piloti dal punto di vista fisico, perché il telaio è veramente bello di quella moto, mentre altre possono essere più complicate. Come hai detto tu, sembra un po' sottotono per quanto riguarda la stock. In realtà io poi a novembre avevo deciso di non continuare con il team QJ Motorsport, decisione mia, meno male, perché vabbè, comunque poco meno di un mese fa ha confermato che proprio non ce la fa a partire, quindi sarei rimasto comunque a piedi da quel lato, perché fino all'ultimo sembrava dovesse comunque correre, poi non ce la fa. E poi vabbè, Motohain si è ritirato praticamente definitivamente, e altri due team stop appunto sono saltati. Però guardiamo le VC. Le VC rimane, secondo me, a livello tempi sul giro, quindi evoluzioni che sono state fatte, non ci saranno differenze, rimarrà più o meno tutto simile. Vedremo un po' gli stessi tempi in pista e secondo me ovviamente gli stessi protagonisti da quel lato. Quello sarà. Però per la stock abbiamo il Ronini, che forse sarà l'anno di Ronini. Allora, su questo piano qua però io sono un po' dubbioso su questa direzione che ha preso il campionato, Robby, perché se da un lato possiamo veramente parlare del calendario, ma possiamo pure evitarcelo. Io ricordo pre-Covid delle griglie da 50-52 moto totalmente piene, tappezzate, una roba che veramente diventava quasi, c'era gente che non riusciva a qualificarsi, comunque tiravano fuori il budget per la moto, per tre piani e tutto quanto, arrivavano per cercare di qualificarsi e non ci riuscivano. E non capisco esattamente, anche considerando l'ingresso comunque da Warner Bros, che insomma, voglio dire, tirerà fuori della robetta del budget interessante per poter avere, però investirà su quello Warner Bros. E che se è comprato a fare, Pitti? Io questa cosa mi preoccupa, nel senso, ma che ve li comprate a fare i campionati? La Dorna, che adesso dice che forse vendono a Liberty Media la moto, ma Warner Bros investirà su quello? Però è quello che su Discovery, sì, che è il gruppo di cui fa parte Eurosport. Però per il resto, vai Robby. Penso anch'io che sinceramente ci sia un attimo di stallo del campionato, anche per questa cosa. Stallo nel senso che è cresciuto da quando ci corro io, dal 2018 fino allo scorso anno. No, aspetta, fino allo scorso anno, fino al 2021 dovessi dirti, la crescita l'ho sempre vista. E poi si è appiattito, calendario a parte appunto, dove sempre 3 gare, 4 gare e tutte 24 ore fino allo scorso anno, quindi molto limitativo. Anche quest'anno va bene, hanno aggiunto la 4ª gara anche per la stock che su Duca, ma continuo, visto che mi sono mosso tanto per poterla fare, ma non mi risulta nessun team stock che ci vada, sinceramente. C'è Steam Stock dell'Europeo, ci sono tutti i team giapponesi che corrono, quindi non capisco anche, proprio visti anche gli investitori che sembra ci siano sul campionato, perché non aiutino un po' di più i team. Cioè nel 2019 siamo andati a correre in Malesia, tutto pagato, perché era tutto pagato dall'organizzazione, è venuta va bene, ma il maltempo ha rovinato un po', perché invece di 8 ore ne abbiamo fatte 3 ore e mezzo, però è venuta una bellissima gara, ma come una bellissima stagione. Prima si correva in Slovacchia, si correva in Germania, c'era più varietà. Adesso sembra veramente un po' tenuto lì. In effetti io ho deciso di non far più la 24 ore di Le Mans, o comunque nell'insieme le 24 ore del campionato, va bene, le ho fatte abbastanza, però non mi era più piaciuta tanto la formula, ecco, correre solo per fare delle 24 ore. Infatti spero veramente di riuscire a fare Spa e soprattutto per te. No, soprattutto perché poi sempre che questa cosa qua, poi chiudiamo perché ovviamente abbiamo già sforato, ma tanto adesso non abbiamo più il problema televisivo, quindi va bene. Questa cosa qua comporta il fatto che, tolto veramente le VC, dove però comunque parliamo di 10-12 moto veramente competitive, comunque che vanno, e tutto il campionato si sta basando su un calendario estremamente ristretto. Gli sponsor non sono interessati al format in questo modo, perché evidentemente proprio anche a livello di, cioè, 2 gare in Francia e una in Belgio, hai veramente, cioè, tu visiti 2 paesi, 3 se ci aggiungi Suzuka, e peraltro ovviamente la trasferta giapponese, per quanto sia mediaticamente interessante, è a un orario maledetto e soprattutto è poco utile per portare sponsor in pista, insomma, perché nessuno si accolla un viaggio in Giappone per andare a portare lo sponsor in pista. Quindi mi domando, cos'è che dovrebbe cambiare, con chi bisogna parlare, chi è che dovrebbe muoversi, i team si devono in qualche modo smuovere, perché poi ecco, proprio anche la questione budget, oh, ma quanto per 3 gare, ma quanto può costare all'organizzazione stessa dire vabbè, non pagate l'iscrizione e più vi prendete 20.000 euro di fish quando se arrivate a punti, capito? Cioè, ma è quello che manca, perché cioè, la cosa secondo me per rilanciare la Formula Endurance nell'insieme, perché ripeto, si è appiattita, non ha perso, ma si è appiattita, ha perso dei team, non so, adesso sarà più o meno con quella visibilità secondo me, ma per rilanciarla anche con interesse da parte di sponsor e tutto, secondo me bisognerebbe fare di nuovo le cose un po' più semplici. Va bene la 24 ore di Le Mans e il Boldor due classici, poi per il resto giocarsi delle 8 ore, le 12 ore, e dare un aiuto concreto ai team, quindi un contributo, cioè continua veramente il discorso Eurosport, quando si sono mossi realmente per la gara in Malesia, va bene che c'era anche l'interesse del circuito di Sepang, però perché hanno pagato i biglietti meccanici, i biglietti aerei e l'hotel, il resto spedizione moto, le casse, tutto, era stato tutto pagato. Infatti, come dice Gianluca, dice: se fossi un promoter dei mondiali endurance aumenterei di poco il numero di gare 7-8, ma più brevi, tipo 1000 km. No, ma io le 24 ore, Gianluca, onestamente le terrei. Ti dirò di più, opinione impopolare, ci avrei rimesso una 24 ore francese per mantenere la 24 ore di Spa-Francorchamps. Poi sappiamo che ha senso a livello geografico. Bravo, sì. Cioè, è un altro discorso lì. No, non lo puoi discorso. Fare, cioè, uno è il Boldor, l'altra è 24 ore di Le Mans, dirlo con la storia che hanno. Insieme a Suzuka sono i cardini del calendario, Boldor, 24 ore di Le Mans e 8 ore di Suzuka. Quindi non lo puoi fare. Ne togli una? Come no, fai? No. È un discorso diverso, ovviamente. Pitti, converrai con me che se tu quel calendario lo fai da 8 gare, ci metti 24 ore dentro e tu tiri fuori budget sufficienti per pagare i piloti per fare questa roba qua, quindi per farglielo fare da professionisti e non soltanto da appassionati, allora diventa un campionato a sé stante. È chiaro che se devi fare 3 gare di rintuzzo e la gente ci deve venire appositamente solo per quelle 3 gare, pacchi una 24 ore e il campionato 2 è finito perché non riprendi mai, giustamente, ma cioè, come fai ad avere una pilla di guardo? Quindi è borderline, no? Sì, io sono d'accordo su questo. Per quello, se mi riesce di incastrare la cosa di Suzuka, ormai praticamente nessun europeo riesce ad andare a correre a Suzuka se non quelli dei team ufficiali, perché qualsiasi team giapponese preferisce ovviamente prendere qualcuno in Giappone sul posto. Certo, in house. Se vi riesce sarebbe una cosa bellissima. Anche perché Robby gli costa di meno, insomma, se tu lo prendi nazionale non gli devi pagare il biglietto aereo, che comunque già sono 2.000 che tu metti lì là, più tutta l'attrezzatura e tutto. Comunque è una roba che ha un costo. Ragazzi, noi abbiamo come al solito sforato, perché ovviamente poi quando si parla di cose che ami giustamente si tira un pochino per le lunghe, la dobbiamo chiudere qua, quindi io voglio salutare, ringraziare e fare nuovamente gli auguri al nostro Robby Rolfo, che quindi riprenderemo per la diretta della prima e dell'ultima ora della 24 ore di Le Mans. Robby, ti aspettiamo. Ma ci sentiamo anche prima con novità, vedrai. Ma certo, ovviamente ragazzi, ricordatevi che noi avremo l'anteprima, noi scusiamo, l'anteprima su quello che accadrà al nostro Robby, quindi tenetevi conto, controllate livegp.it sezione Endurance, perché secondo me ci sarà qualcosina di caruccio. Grazie Robby per essere stato con noi. Grazie Robby. Presto, ciao. Grazie, grazie a Matteo Pittaccio. Pitti, grazie per avermi supportato e sopportato anche tu nell'ennesima diretta che facciamo insieme. Tranquillo, tra persone con problemi condividiamo malumori e malesseri. Così noi facciamo questa roba qua. Poi se viene anche a fare un giro in moto sarebbe gradito, insomma, senza dover andare dopo la colazione. È che il mio lavoro si concentra soprattutto nel fine settimana, il problema è quello. E la mia moto lo sa, e la mia moto piange. Quella volta non era quello il problema, ma soprassiederemo perché... Ah, beh, sì, vabbè, sì, perché quei pochi... sì, è vero, non posso dire nulla. E quindi ragazzi, aspettate, salutiamo ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito, Gianluca, Alessandro, Emilio, ragazzi, il boss, Marco Privitera, grazie a tutti per essere stati con noi, è stato un piacere e un onore come al solito. Saluto Julian D'Agata alla regia e anche da parte mia Alex di Bisceglia. Per questa sera è tutto, un saluto e ci vediamo fra 2 settimane, ciao a tutti! Bye bye.